Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo a Lourdes Maria. Messaggio del 24 maggio 2024. Amati figli, io vi benedico, vi benedico. Il mio cuore arde d'amore per ciascuno di voi, ed io, come padre amorevole, vi porto nel mio cuore, dal quale non desidero che usciate. Io vi voglio innocenti. Matteo 5:8, Luca 6:20. Figli miei, perché c'è così tanto oltraggio tra l'umanità? Perché c'è così tanta malvagità tra l'umanità? Io desidero che i miei figli vivano nel mio amore, si nutrano del mio amore, affinché non cadano nel peccato e poi non possano rialzarsi. Figli miei, questo momento in cui state vivendo per volontà divina è un momento difficile, molto difficile, ma a chi ha fede non mancherà nulla. Chi ha fede a tutto, chi ha amore con i suoi fratelli, cessa di vivere in agonia. Chi ha amore con i suoi fratelli è sincero. Chi ha amore con i suoi fratelli merita il perdono delle colpe. Ed io desidero perdonare ciascuno di voi, ma voi dovete chiedermi questo perdono. Dovete chiedermi questo perdono, Matteo 6, 12, 15. C'è così tanta crudeltà, tanto meschino interesse nei confronti dell'umanità, che ci sono delle mie creature che tristemente si spartiscono tutta l'umanità come fosse un bottino di guerra. Oh, figli miei, si sta avvicinando il momento dell'aperta dichiarazione della guerra mondiale e ogni nazione dovrà prendere posizione. Ogni nazione dirà: io sono con questi paesi e non seguo questi altri paesi. Sì, ma figli miei, stanno arrivando momenti in cui la vostra fede sarà messa alla prova e voi dovete approfittare di questo tempo, approfittare di questo tempo per aumentare la fede, poiché questo è un tempo di preparazione, questo è un tempo di grazia affinché voi continuate a vivere di me, vi nutriate di me. E non vi separiate dalla nostra Trinità. Figli, io ascolto tanti che pregano e sento freddezza nella preghiera. Ne sento tanti pregare, ma non pregano con amore. Io desidero che quando vi avvicinate a me, quando pregate, voi pregate con il cuore, sentendo e vivendo ogni parola che dedicate a me e a mia madre. Dovete mantenere la chiarezza di pensiero affinché il cuore rimanga di carne. Figli miei, io vi amo e considero ciascuno di voi come un povero. Un povero che ha bisogno che io gli dia il mio amore perché nessuno sovrabbonda nel mio amore. Quindi quell'amore che io vi do, voi lo replichiate nei vostri fratelli in questi momenti tanto, tanto difficili e di tensioni nei quali sta vivendo tutta l'umanità. Senza che ve ne rendiate conto, c'è un andirivieni di colloqui e di riunioni tra le potenze di paesi con altri paesi, perché tutti sanno già chi appoggiare e chi non appoggiare. E quelli che non lo sanno
siete voi, figli miei, ma in questo grande e così triste scenario al quale è giunta l'umanità, voi dovete agire e operare nel bene in ogni momento. Questo è quello che dovete fare, amare con il mio amore e donarvi con fede, così che consoliate questo mendicante d'amore, perché non si tratta soltanto di chiamarmi per nome, ma di riconoscermi come il re dei re, il signore dei signori. 1 Timoteo 6:15-16. Altri verranno nel mio nome, ma se mi conosceste voi non sarete ingannati. Rifugiatevi in mia madre, io vi amo, figli, ma sono rispettoso di fronte alle decisioni dettate dalla libertà umana. Fino a quando le pecore non sentiranno l'assenza della voce del loro pastore e desidereranno ritornare a me, ci saranno grandi sofferenze e scorreranno fiumi di sangue sulla faccia della terra, eppure il desiderio di potere non si sazierà finché io non sarò costretto ad intervenire per fermare il massacro. Lo farò per amore, per amore, per amore, per ciascuno di voi che benedico, che amo e benedico. Figli miei, amate mia madre, che è madre vostra. Ricorrete a lei, lei non vi abbandonerà, ed io mi rallegrerò nel vedervi rimanere nella fede e nella legge divina. Amatevi, figli, come io vi amo. Giovanni 13:34-35. Questi non sono momenti per non perdonarsi. È il momento del perdono, di liberarvi dalle catene, perché il demonio non riposa. Ed io vi chiedo di perdonare. Matteo 18:21-35. Figli miei, benedico i sacramentali che sono in possesso di ciascuno di voi in questo momento. Li benedico perché so che voi avete fede per portare i sacramentali. Vi benedico nel nome di mio Padre Onnipotente, Padrone del cielo e della terra, così che, essendo in stato di grazia, i demoni fuggano da voi. Vi benedico affinché ricordiate costantemente che dovete essermi fedeli. Figli miei, io vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Il vostro amato Gesù. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Commento di Luste Maria. Fratelli, accogliamo la benedizione di nostro Signore Gesù Cristo. Noi vediamo chiaramente che nostro Signore inizia il messaggio portandoci a meditare sulle sue parole, che ci mettono di fronte ad una realtà sempre più incalzante, evidenziando la parola oltraggio, oltraggio, che implica un'offesa, un insulto diventato ormai tanto comune, compiuto a cuor leggero in ogni momento. In questo messaggio nostro Signore ci rivolge un appello spirituale, ci invita ad un cambiamento interiore
che si manifesti in ciascuno di noi, nelle opere e negli atti di ogni momento, dando testimonianza di un agire e di un operare alla maniera di Cristo. In questo momento in particolare noi ci troviamo di fronte a due scelte molto distinte: il bene o il male. Potremmo ritenere che sia sempre stato così, solo che in questo momento il male non soltanto sta assediando l'uomo, ma si scaglia su di lui e lo possiede. L'umanità sta soffrendo e soffrirà a causa degli assalti della natura, che diventerà più aggressiva e sorprendente che mai. Il Sole si trova in una fase di grande attività che interesserà direttamente la Terra, mantenendo un clima fuori dagli schemi. Dobbiamo rimanere vigili di fronte a terremoti di elevata magnitudine e alle malattie molto aggressive che ci troveremo ad affrontare. Fratelli, diventiamo persone convertite che la fede mantiene saldi, forti e compiendo il bene. Amen, amen, amen. Pensiero del lettore. Signore, sappiamo che Satana sta governando la terra, sappiamo che Satana sta governando l'Europa e vuole portare la distruzione tramite i suoi servi nel nostro pianeta. Signore, ma perché, Signore? Perché chi non vuole questo male deve essere costretto a subirlo, Signore? Puoi aiutarci, Signore? Puoi liberarci, Dio mio e Padre mio, da questa gente che vuole la distruzione? Noi vogliamo soltanto vivere in pace, amarci l'un l'altro, stare con i nostri figli, vivere di musica, di preghiera, d'arte, d'amore, di luce. Perché, Signore, dobbiamo essere costretti a subire questo male da questi figli di Satana, da questi venduti del demonio? Perché non li fermi, Signore? Perché non li blocchi adesso, Signore? Perché dobbiamo pagare anche noi per tutto questo male, Signore? Ma è proprio necessario che tu faccia piovere sul giusto e sull'ingiusto, Signore. Salvaci, liberaci, portaci da qualche altra parte, Signore. Trasferiscici, Signore, prima che avvenga tutto questo male. Noi non vogliamo essere complici del male, Signore. Sì, Signore, siamo peccatori, lo riconosco, Signore. Siamo peccatori, ma vogliamo, Signore, risorgere. Vogliamo stare con te, Signore. Vogliamo pregare e adorare solo te, Signore. Salvaci da tutto questo male, Signore, salvaci nel nome potente e glorioso di Gesù. Amen, amen, amen. Sia lode e gloria a te, Signore Dio mio. Carissimi fratelli, come potete ben vedere, il canale non ha la pubblicità, non ha interruzioni pubblicitarie, dunque non ha più monetizzazione. Questa mi è stata tolta dal servizio, che già diverse volte mi ha penalizzato in diversi modi. Una volta addirittura è arrivato anche a chiudermi la pagina. In ogni caso, volevo comunicarvi che la voce dell'audio-video è la mia personale. Io non uso voci computerizzate e intelligenza artificiale per fare gli audio video. Noi dunque non abbiamo più pubblicità, non abbiamo sostentamento, viviamo solo con le vostre donazioni. Sappiate che per fare degli audio video occorre del tempo, ricerca, dedizione, amore, impegno. Se volete dunque aiutare il canale, potrete farlo alle coordinate che lascerò nei commenti. Vi ringrazio, che Dio vi benedica. Amen.